Per spiegare la festa di Halloween abbiamo chiamato il massimo esperto, il nostro Morron Halloween. Insomma, perché si chiama festa di Halloween? È una festa della zucca, una festa principale di tutte le cose nordastiche dell'Italia. Scherzetto dolcetto. Ma lei non si mette paura però. E che paura? Ma scherzetto dolcetto. Oh, dolcetto. È rimasto impietrito, Oh, dolcetto sto bar. Insomma. Ma lei Halloween, sa perché si chiama così Halloween, la festa di Halloween? Perché? Ma perché la barca va, finché la barca va. Ah, Orietta Berti l'avrebbe inventata. Ma sì. Faccia scherzetto dolcetto alla telecamera. Ecco, basta la prima mossa. No, più con la grinta. Ecco. No, così. Il dolcetto va bene? Va benissimo. Prego, sì. Ma lei dolcetto o scherzetto? Qual è? Sono scherzetto. Ah, vabbè, un scherzetto, un bacetto fa anche rima, certo. Insomma. Grazie. Prego. Attenzione allo scherzetto. Va bene. Ma niente. Scherzetto o dolcetto? Dolcetto o scherzetto? Ma lei non ha paura? No. E quindi dolcetto o scherzetto? No, pure lo scherzetto, intanto non mi metto paura. Insomma, scherzetto o dolcetto? Scherzetto un bello dolcetto. Il dolcetto è. Ma perché si chiama Halloween questa festa? Perché dicono che dovrebbe essere la festa delle streghe. Guarda, se stasera venisse una bella strega e 10 in casa mi ha fatto un rietto, mi esce di rimane a mezz'ora. Mamma mia, ma faccia la faccia di Halloween. Ma se è bella, carnosa. Mamma mia, che paura. È sempre forza Juve. Ciao, scherzetto o dolcetto? Ma tu hai la caramellina più dolce della mia. Ciao, scherzetto o dolcetto? Scherzetto e dolcetto. Ma c'hai tu le caramelline, ce n'hai molto più di me. Falle vedere alla te. Ma quante ce n'hai? E adesso le dai a tutti i bambini? Sì. Come ti chiami? Gitana. Gitana, che bel nome. Tu fai paura però così, Mamma. No, come fai? Ecco qua, questo va bene? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto. Una festa bella sempre per le ragazze, per noi. Ma lei pensa sempre alle ragazze però. La prima cosa necessaria sono le. La prima cosa necessaria, dice. Le più belle, diciamo, le abbiamo noi. Ma lei andrà in giro sempre così, Morons, oggi sì, con sempre così. Maschera, va bene. Vuole salutare i nostri amici? I nostri amici, a tutto all'Avellino e tutto il grande staff avellinese. Ecco, però faccio una canzone per gli amici di Halloween. La nuova campagnola. La nuova campagnola in versione... Ma quando è bella la campagnola! Faccia vedere però lei chi è, Morons, perché non tutti hanno capito chi si nasconde dietro questa maschera. Sì. Vai, 1, 2, 3, vai Morons. Ma com'è bella la nuova campagnola italiana. Il signore, come va? Tutto bene? Lei dolcetto o scherzetto? Chiedo scusa. Lei dolcetto o scherzetto? O bacetto? Io domando Calverpino. Sì, ma lei vuole dolcetto, scherzetto o bacetto? Oggi è Halloween. Come? Dolcetto, scherzetto o bacetto? Oggi è Halloween. Oggi è la festa delle donne, Halloween. La festa delle donne. No, Halloween. Halloween. La zucca, oggi si mangia la zucca. Oggi si mangia la zucca. Lei la conosce la festa di Halloween? Ma lei perché si chiama Halloween? La festa di Halloween? Sì. Dolcetto o scherzetto? Scherzetto, bacetto e dolcetto, tutte ecco cose. Morron si accontenta il signore con un bacetto. Con il nuovo bacetto e la nuova caramella. Yuhu!